perché non hai fatto queste due cose? Graziano? Ciao, buon lavoro, in bocca al lupo, mi raccomando, in bocca al lupo. Ciao. Grazie. Ciao. Sono in silenzio, buongiorno. Ciao ragazzi, buongiorno. Bocca al lupo, Andrea che lavora con noi con grande impegno e passione, un regalo, che è quello di vedere in faccia i volti. Noi siamo abituati a parlare di lavoro con le statistiche ed è una cosa francamente brutta, perché sembra che delle storie di donne e uomini diventino soltanto dei numerini. Non ha senso. Però noi in politica, quando parliamo di lavoro, guardiamo gli indici, le statistiche, le rilevazioni. Oggi abbiamo visto dei volti, degli occhi, delle storie di donne e di uomini, alcuni molto coraggiosi. Uno ha detto alle Fiorentina davanti a Etna, quindi un ganzo totale, spero che gli diamo aumento, ha avuto coraggio, ma anche delle storie di donne e uomini che io spero, anche grazie al Jobs Act, vedranno nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, contratti di lavoro sempre più solidi e più stabili. Ecco, per me questo è stato un regalo che oggi ho ricevuto, perché in Italia sono tutti buoni a fare le polemiche. Noi italiani siamo meravigliosi, io lo dico, vengo da Firenze, una città dove si è sempre litigato su tutto e si continua a litigare. Guelfi, ghibellini, guelfi bianchi, guelfi neri, che allora? Guelfi bianchi e neri, guardi, non è un caso, è sempre stato... Però io penso che quando ci sono persone che ci credono e con un progetto straordinario immaginano il futuro, il compito del governo è di dire che le polemiche ce le prendiamo tutte, ma l'Italia deve ripartire. Da qui, dalla Basilicata, si fanno le jeep per l'America. È una cosa di cui voi siete orgogliosi e noi siamo orgogliosi con voi. Non è soltanto per Melfi, anche se c'è il sindaco, c'è il presidente della regione. Melfi avrà ancora un aumento di persone che verranno a lavorare qui, e già state lavorando su 20 turni, il direttore ce l'ha spiegato molto bene. È, io credo, per il futuro di Fiat Chrysler in Italia, l'Alfa Romeo, perché con i vostri colleghi di Cassino, ci sono 260 di voi che mi hanno spiegato che sono di Cassino e che, da quello che ci è stato detto, quando Cassino ripartirà in modo straordinario, quindi a breve, torneranno anche loro a Cassino a ripartire con forza. Noi ci aspettiamo che torni il gusto di dire che l'industria automobilistica italiana è la più forte del mondo. Lo possiamo fare grazie a voi. In bocca al lupo, e grazie a Sergio Mascagna, a Gianni Mascagna e a tutte le donne e gli uomini che lavorano. Io credo che l'Italia abbia bisogno di donne e uomini che creano lavoro. E per difendere il lavoro non si va ai talk show del martedì sera a fare grandi slogan ideologici. Per difendere il lavoro si creano le fabbriche, si creano le condizioni perché l'Italia torni a correre. Qui oggi a Melfi con il dottor Marchion, con l'ingegner Elkan, abbiamo visto una realtà che non è una realtà teorica, è una realtà pratica, concreta, che porta migliaia di donne e uomini del sud a fare le macchine che vanno in America e che vanno in tutto il mondo. E allora per chiuderla così, fatemela dire in modo molto semplice e molto chiaro: si possono prendere tutte le polemiche del mondo, ma noi andremo avanti insieme a chi crede nel futuro dell'Italia, perché finalmente il lavoro torni ad essere un diritto come prescrive la Costituzione. Che cosa ha detto a questi ragazzi e che cosa le hanno detto? Io ho ascoltato, e ho ascoltato della gente che ha voglia di lavorare, e che della gente che ha voglia di crederci, e a gente che pensa che Melfi non possa essere una cattedrale nel deserto, ma un luogo di grande investimento. 10 anni fa prendevano in giro, dicevano che
la Fiat avrebbe chiuso, che non ci sarebbe stato più un futuro. Oggi l'investimento intelligente e visionario che ha avuto Fiat porta questa azienda da qui, dal sud, a costruire macchine non soltanto per l'Italia ma per l'America. Il sud che funziona? Il sud che funziona? Quando tornerà la fissato con Pittella a settembre, siamo qua, Pittella mi ha già precettato, per cui visita ufficiale in Basilicata tra settembre e ottobre, e da qui a settembre-ottobre però ci aspettiamo altre tante buone notizie per l'economia italiana e poi anche sulla Fiat, lo diciamo davanti a Marchionne, poi ci aspettiamo buone notizie anche per Cassino e per tutto il resto, quindi stanno arrivando. Io non vedo l'ora di potermi comprare anche un Alfa Romeo, oltre che queste macchine qui che devono tutti gli italiani. Bocca al lupo!